l'inchiesta sulla fuga in Argentina del mostro dei lager, che faceva gli esperimenti su cavie umane nei lager nazisti. Quindi abbiamo veramente uno straordinario cast, vorrei dire, ma abbiamo anche un'attenzione alle realtà nostre, meridionali. Quest'anno per la prima volta abbiamo un filo conduttore quasi monografico all'interno del festival, è la Basilicata, segnando quindi questa prossimità tra Salerno e la Lucania, anche una prossimità storica, insomma, Salerno era la Lucania storica in sostanza, e la Basilicata l'anno prossimo avrà Matera 2019, capitale europea della cultura, quindi la Basilicata è come se fosse l'ospite d'onore di questo festival e cominceremo fin dal primo giorno a sottolineare questa cosa. E tra l'altro nella notte fra il primo e il secondo giorno facciamo questa cosa assolutamente nuova per noi, un reading di poesia all'alba, inizio alle ore 5 sulla terrazza della Fondazione Ebris, un posto meraviglioso che io non conoscevo, visto in questi giorni. Ci saranno delle navette che ci porteranno lì, per cui invito tutti a venire alle 5 del mattino, anche perché poi quando il sole sarà sorto sarà offerta una prima colazione lucana con bocconotti e altre specialità. Colazione diversa. Una colazione diversa, perché è una colazione in poesia, quasi un canto al sole che nasce, che da quel punto è una cosa... Che ti fa. Un'altra caratteristica del Festival Salerno Letteratura, sfogliando il programma, è questa sua eterogeneità. Si va dal noir al fumetto, dalla poesia alla letteratura classica, fino ad arrivare ai romanzi d'autore. Insomma, come ad accontentare tutti i gusti della lettura. Questo l'abbiamo sempre voluto fare e penso che abbiamo tenuto fede a questo principio, cioè un festival generalista con, diciamo così, delle screziature monografiche che quest'anno forse compaiono in maniera più decisa che nel passato. Quest'anno lavoriamo anche in collaborazione con altri festival del Sud, perché ci siamo messi in testa di rivoltare come un calzino la cultura nel Sud. Siamo partner di 25 festival con i quali abbiamo dato origine alla rete dei festival del Sud, perché crediamo profondamente che la cultura sia la leva più importante che le nostre regioni. Secondo lei, dal suo osservatorio, questa abbondanza di festival è un fenomeno italiano o c'è anche altrove in Europa e nel mondo? C'è un po' anche altrove, però diciamo che in nessun paese come l'Italia ci sono tanti palcoscenici naturali, ci sono tante città d'arte bellissime dove tutto questo si può fare. E in particolare io penso che nel Sud ci sia bisogno di questo, perché dobbiamo essere all'altezza della nostra storia, del patrimonio meraviglioso che la storia ci ha lasciato e che la natura ci ha regalato con dei paesaggi che abbiamo solo noi. E per fare tutto questo la cultura, secondo me, è la leva più importante. Luoghi e itinerari secondari, è opportuno spolverare tutte le risorse che ha in campo la Campania, quindi oggi Longobardi e, perché no, fra qualche tempo anche i Normanni. Lo stato di salute del museo archeologico, ci sono numeri importanti, insomma numeri in crescita, visitatori che fanno finalmente del MAN uno dei punti di riferimento ancora di più, non solo del Mezzogiorno ma d'Italia. Il Museo Archeologico Nazionale è in enorme crescita, l'anno scorso abbiamo sfondato il muro dei 500.000 visitatori, ma quest'anno viaggiamo ad oltre 30% di presenze in più rispetto al 2017. Quindi è un museo che va verso il milione di visitatori, ma soprattutto è un museo che, anche in collaborazione con le istituzioni come la Regione Campania, sta diventando un modello per tutti i grandi istituti culturali italiani, e questo è importante perché significa che la Campania sta divenendo centrale nel dibattito culturale. Quale apporto darà Salerno? Salerno darà un grande apporto, perché è fondamentale avere una rete territoriale. Non possiamo pensare, come dire, che da Napoli si possano governare certi processi, e quindi sarà il logico riferimento territoriale oggi dei Longobardi, ma più avanti anche di altre civiltà.